sono Martin McLaughlin, sono ordinario di italianistica all'Università di Oslo. Mi occupo soprattutto della letteratura italiana del Rinascimento e anche della letteratura italiana contemporanea. E quest'anno abbiamo allestito una mostra alla Bodleian Library di Oxford sulle tre corone italiane, cioè su Dante, Petrarca e Boccaccio. Perché questa mostra? Perché abbiamo fatto un convegno internazionale a settembre su Dante, che si chiama The International Dante Seminar, che porta ad Oxford studiosi americani, italiani, francesi, da tutto il mondo, insomma. E nel contesto di quel convegno abbiamo pensato di fare una mostra. All'inizio si pensava solo una mostra su Dante e poi ci siamo resi conto che alla Bodleiana ci sono dei manoscritti delle edizioni molto preziosi, non solo di Dante, ma degli altri due grandi scrittori del Medioevo, Petrarca e Boccaccio. La mostra è divisa in due parti. C'è una prima parte dedicata alla ricezione delle tre corone di questi tre scrittori. E in questa prima parte ci sono manoscritti e edizioni preziosi del Medioevo e del Rinascimento. Questi si vedono appunto in questa prima parte, e poi c'è una seconda parte che passa al revival, alla riscoperta di Dante tra l'Ottocento e il Novecento. Ma parliamo prima della sezione su Dante. Qui si vedono manoscritti del Medioevo soprattutto e edizioni a stampa del 400-500. Tra questi manoscritti ce n'è uno molto importante, uno dei primi manoscritti della Divina Commedia, con un numero elevatissimo di miniature. È un manoscritto che proviene o dalla zona napoletana oppure dal Veneto. E anche se non sappiamo da dove esattamente proviene il manoscritto, è un manoscritto importante perché è uno dei primi manoscritti finito intorno alla metà del 300, quindi a pochi decenni dalla morte del poeta, e su ogni pagina, avanti per 250 pagine, su ogni pagina ci sono due miniature. In questa parte qui vediamo Dante all'entrata del Purgatorio. Arriva alla porta del Purgatorio, c'è l'angelo custode della porta che fa entrare Dante e Virgilio, e una volta entrati loro vedono questi bassorilievi molto belli, bassorilievi fatti da Dio, da un artista divino. Vediamo un'edizione importante dei Trionfi del Petrarca. I Trionfi sono oggi meno noti del canzoniere, del poeta, ma durante il Rinascimento erano molto amati dai lettori e anche dagli artisti, perché questo poema in cui Petrarca racconta la visione dell'amore in trionfo che porta dietro di sé tutti i suoi prigionieri, tutti i grandi amanti del passato, da Giove a Cesare, Tristano e così via, permetteva all'artista di rappresentare questi personaggi storici in questo ambiente molto solenne del trionfo. E questo non è un manoscritto, anche se potrebbe sembrare un manoscritto, invece è un'edizione a stampa, pubblicata nel 1488 a Venezia. Però uno vede qui, siamo in questa epoca di trapasso tra l'epoca del manoscritto e l'epoca della stampa, perché da un lato è un libro stampato, dall'altra parte abbiamo sulla pagina sinistra un'illustrazione di questa scena iniziale, altamente colorata, e vediamo anche che la prima lettera del poema, nel, ha questi elementi ornati come nei vecchi manoscritti, quindi diciamo è un elemento a cavallo tra l'epoca del manoscritto e l'epoca delle edizioni a stampa.
Abbiamo di fronte uno dei gioielli della Bodleian Library di Oxford. È un manoscritto di un'opera minore del Boccaccio, intitolata Il Filoccolo, ma queste opere minori del Boccaccio erano molto amate all'epoca. Questo codice è un gioiello nel senso che è stato commissionato per la corte di Ludovico II Gonzaga di Mantova. E sappiamo il nome sia dell'amanuense che del miniaturista. L'amanuense si chiamava Andrea da Lodi e abbiamo addirittura il contratto tra Andrea da Lodi e la corte di Gonzaga. E conosciamo anche il miniaturista, si chiamava Pietro Guindeleri, che era, come si vede da questa bellissima miniatura della piazza. Sappiamo che era molto vicino alla scuola di Mantegna, perché il manoscritto appartiene a quell'epoca, cioè dal 1463-64, e l'ambiente appunto è la Mantova dei Gonzaga.